spezzettato dall'aurora nel mondo spezzettato, nei fossili, nei combustibili, nei già combusti, travestiti per rivendicare l'identità, identitari per rivendicare il travestitismo. Ho dimenticato la porta aperta, ma non vorrei crepare prima di aver abbattuto tutti i cancelli. Intanto stavo pensando com'è bello il mare. Soltanto il mare degli altri paesi è bello. Da grande vorrei diventare Enrico Ghezzi, visto che ormai sono già diventato la reincarnazione di Pasolini. Ma Pasolini reincarnato, ma Pasolini reincarnato è un controsenso, perché lui era già stato pura carne. Ma in quanto pura carne, non carne soltanto, ma anche carne pura. Ho una stella rossa in testa perché è una stella molto bella. Ho una stella rossa in testa perché ha solo 5 punte. Non mi sono tolto gli occhiali perché altrimenti non ci vedo. E vorrei considerare per un attimo l'ebbrezza della prima volta che cede subito il passo alla noia. Così come le panchine appena pitturate, hanno vernice fresca e odorano di vernice fresca, e sopra di essa non ci si può sedere, così che la voglia di sedersi va alle stelle, si potrebbe affermare che il secondo dopo le panchine della vernice fresca sono già scrostate e anche già scordate. Voglio rivendicare l'avvento. Sono qui oggi per proclamare la nascita della Repubblica Ceca. Non si chiamerà più Italia, ma Repubblica Ceca, C-I-E-C-A, perché l'oblio è statale, è statalizzato e il sistema informativo e mediatico è nelle mani di una parte sola e noi sappiamo quale. Non è la sinistra che ha smesso di esistere, infatti la sinistra è tutta extraparlamentare, ma è della destra. Volevo per inciso dire, beh, cose ovvie che il popolo sa, ma finge di non sapere. Il PD è di centro, l'UDC è di destra e il PDL è di estrema destra. Comunque, provate a vedere un film di Eisenstein senza i frammenti in rosso e attraverso il bianco e nero riuscirete comunque a vedere un colore che vibra e finge di esserci con gli occhi socchiusi per dissimulare un inopportuno amore.